Era il 1° aprile 1970 quando in Giappone andò in onda la primissima puntata di Rocky Joe su Fuji TV e probabilmente nemmeno quelli dello studio Mushi Productions si sarebbero aspettati un successo così grande. Infatti, tutt'oggi, dopo ben 50 anni, Rocky Joe rimane un pilastro della narrativa sportiva, in particolare a tema box, seguito a ruota da Hajime no Ippo, altra leggenda del ring. Tuttavia, oggi non parleremo né di Rocky Joe né di Hajime no Ippo, ma di un anime completamente diverso, eppure, allo stesso tempo, incredibilmente simile ad entrambi, Megalobox. Prodotto e distribuito dallo studio TMS Entertainment nel 2018, Megalobox è un anime di 13 episodi uscito per celebrare il 50° anniversario del manga Ashita no Joe, Rocky Joe appunto, che iniziò a essere pubblicato da Kodansha nel 68. La storia, ambientata in un futuro non ben precisato ma molto suggestivo, segue le orme di Joe, o meglio Junk Dog, un pugile che campa la giornata grazie agli incontri clandestini che gli organizza il vecchio Nambu e che, per un'assurda coincidenza, otterrà l'occasione della vita, ossia quella di partecipare al più grande torneo di Megalobox mai organizzato. Già da questa premessa è evidente che l'impianto narrativo di base è quello dell'underdog, cioè del classico perdente che pian piano dalla strada arriva fino alle luci della ribalta. Del resto era così per Rocky Joe, quindi in un'opera celebrativa non poteva essere altrimenti. Inoltre è anche vero che la struttura dell'underdog di per sé è molto efficace, rappresenta una di quelle soluzioni preconfezionate immortali, come la vendetta o la ricerca delle proprie origini, soluzioni che quando sfruttate a dovere funzionano benissimo. Ma Megalobox non è solo questo, non è solo una storia di un perdente che finalmente riesce a riscattarsi, è molto di più. Però, prima di analizzare tutte le sfumature dell'anime, che sono parecchie, occorre inquadrare il contesto in cui si svolge tutta la vicenda. Come abbiamo detto, il mondo di background è futuristico, ma non è quel futuro fatto di tecnologia, di laser, di astronavi, di robot e di alieni, alla Blade Runner 2049, per fare un esempio. È un futuro più sporco, più desolato, quasi arido, un mondo che esalta tantissimo la disparità, con la città centrale bella, pulita e radiosa, e la periferia invece spoglia, polverosa, dimenticata da Dio, a sottolineare questo squilibrio tra benessere e ricchezza da un lato, e difficoltà e povertà dall'altro. E in questa realtà la nobile arte della box ha subito un'evoluzione a dir poco drastica, perché i progressi meccanici e tecnologici hanno fatto sì che lo sport, come era inteso da sempre, cambiasse, grazie ai gear, questi dispositivi applicabili sulle braccia in grado di migliorare di molto le prestazioni atletiche dei pugili. Questa nuova disciplina, chiamata appunto Megalobox, è diventata l'oppio della società, una droga in grado di esaltare chiunque, dal ricco comodamente seduto di fronte al suo televisore in salotto, al povero, costretto a seguire gli incontri illegali organizzati negli scantinati umidi oscuri. Ecco, è proprio in questo setting che si inserisce prepotentemente il nostro protagonista, il taciturno Junk Dog, un giovane sgangherato che sbarca il lunario incontro dopo incontro, nei bassifondi più malfamati al di fuori della città. Junk Dog ha talento, ha voglia di mettersi in gioco, ma l'essere un cittadino illegale senza documenti, nonché un perdigiorno, gli impedisce di poter scendere su un vero ring, così si accontenta delle arene fuorilegge, questi ring luridi e consumati lontani dalle telecamere, dove spesso e volentieri si imbroglia. Infatti il suo, tra virgolette, manager, il vecchio Nambu, è solito truccare gli incontri per conto del boss Fujimaki, uno yakuza spietato e crudele, costringendo Junk Dog a prestarsi a questi loschi tramacci. Un giorno però, il destino fa incrociare la strada del giovane Junk Dog con quella di Yuri, il campione del mondo di Megalobox, il quale mette KO senza difficoltà al ragazzo. Ed è proprio questo smacco a far partire l'intera storia. Desideroso della rivincita, Junk Dog decide di partecipare al Megalonia, il torneo del secolo, l'evento sportivo più importante di tutti, in cui i 4 migliori megaloboxer del mondo si sarebbero scontrati per decretare il più forte, perché lì, su quel ring, avrebbe potuto affrontare di nuovo Yuri. Così, grazie a dei documenti falsi, Fujimaki riesce a inserire Junk Dog, ribattezzatosi Joe, e Nambu all'interno del giro. Tuttavia c'è un altro problema, perché 3 dei 4 partecipanti sono già stati selezionati, Yuri, Pepe Iglesias e Glenn Burroughs, lasciando quindi un solo posto libero e centinaia di atleti determinati ad accaparrarselo.
Incontro dopo incontro, Joe sale sempre di più in graduatoria e per di più combattendo senza un gear, a braccia nude, con l'aiuto di Nambu e con quello di Sakio, un ragazzino che si è unito al team. E quello che subito sembrava un piano folle e disperato inizia lentamente a trasformarsi in un sogno a portata di mano, fino alla svolta decisiva. Dopo aver sconfitto Mikio Shirato, Joe si guadagna l'ingresso nel Megalonia e il rispetto di Yuri, ma è qui che iniziano i problemi veri, perché Fujimaki rivela di aver truccato il primo incontro di Joe contro Glenn Barrogs. Il ragazzo deve perdere al terzo round, altrimenti Nambu e Sakio ne pagheranno le conseguenze. Il fuoco della speranza che aveva divampato KO dopo KO si spegne di colpo, ma grazie a Sakio deciso ad arrivare sulla vetta, Joe ritrova la voglia di lottare, sbaragliando Barrogs e scontrandosi finalmente contro Yuri. E dopo 13 round incredibili e pieni di colpi di scena, Joe riuscirà a vincere, coronando il suo sogno e appendendo per sempre i guantoni al chiodo. Dal mio punto di vista è palese come non sia la storia il punto di forza di Megalobox. La storia la si capisce fin dal primo episodio, quando Yuri sconfigge Joe e Joe vuole la sua rivincita. Già lì, dopo 20 minuti, si riesce a focalizzare nella propria mente l'intero filo della narrazione, il torneo, i vari match e la vittoria finale. Ma è il come ci si arriva alla vittoria finale che è spettacolare, perché tutto funziona alla perfezione, non c'è un personaggio fuori posto né una vicenda stonata, ogni parte è al posto giusto nel momento narrativo giusto. Se Rocky Joe tanti anni fa si poneva come opera figlia della realtà storica del suo tempo, cioè gli anni 60, in cui il Giappone ancora risentiva molto degli enormi danni della Seconda Guerra Mondiale, Megalobox si pone nello stesso identico modo, proiettando nel futuro tutta una serie di problematiche attualissime che affliggono i giovani. Junk Dog, come Rocky Joe, è l'emblema del ragazzo nato in un ambiente povero, un ambiente che di fatto lo ha fagocitato, inghiottendolo assieme ad ogni possibilità di un futuro, di un domani migliore. E l'idea del domani, infatti, è una delle tematiche più importanti, perché tutti i personaggi, in un modo o nell'altro, si danno da fare per costruirsi una prospettiva. Junk Dog vuole battere Yuri per scoprire il suo limite e per sentirsi vivo. Nambu deve riuscire a onorare la promessa fatta a Fujimaki, altrimenti è la fine. Sakio vuole vendicarsi del gruppo Shirato, l'azienda per cui combatte Yuri, azienda che licenziò suo padre costringendo la sua famiglia alla miseria. Yuri vuole scontrarsi contro un vero pugile, qualcuno degno di essere considerato un rivale, e il Megalonia non è altro che lo strumento che permette a tutti loro di avvicinarsi a questi obiettivi. Ma un passo alla volta, il Megalonia diventerà qualcosa di più, diventerà un'occasione di riscatto per coloro che vengono dalla strada, dalla terra di nessuno, nome che scelgono per il team, un'occasione per ribaltare quella disparità titanica che li aveva da sempre schiacciati. Tuttavia, al fianco del futuro va a inserirsi anche la tematica del passato, perché molte delle difficoltà di Joe e dei suoi compagni derivano proprio dal loro passato, un passato che torna sempre, non importa quanto ti sforzi per cancellarlo. Infatti, proprio prima dell'incontro con Mikio Shirato, l'incontro necessario a Joe per accedere al Megalonia, i suoi documenti falsi vengono scoperti e la sua natura di underdog, di cittadino illegale, torna a essere un grosso ostacolo. Allo stesso modo Nambu, che da sempre truccava gli incontri, per una volta che è arrivato così in alto onestamente, si trova costretto ad imbrogliare ancora, rischiando di rubare tutti i sogni di Joe, sogni che ormai sono lì, pronti a essere afferrati. Questo mondo così cinico e così disfattista è entrato fin nelle ossa dei personaggi, rendendoli disillusi, eppure persino in quel mare di scetticismo e di rassegnazione, il fruscio di un'occasione, di una piccola e flebile speranza, riecheggia come un grido e riuscirà a convertire l'egoismo in un genuino sentimento di coraggio e di determinazione, fino all'ultimo match contro Yuri. Yuri, fedele alla giovane presidentessa del gruppo Shirato, si strapperà il collare, tornando a essere la belva feroce che era un tempo, trasformando quella finale in uno scontro all'ultimo sangue, dove la resilienza e la forza di volontà di entrambi verranno messe a dura prova. E quel gesto, quello di strapparsi il collare, si riflette anche sul suo corpo. Il pugile, infatti, in quell'ultima battaglia si toglierà il suo gear, simbolo del futuro avveniristico della Shirato, per combattere alla pari con Joe, che è arrivato fin lì affidandosi alle sue sole braccia, perché una vittoria con il gear addosso non avrebbe mai soddisfatto Yuri davvero. Ogni momento in Megalobox è davvero emozionante, perché sì, tu sai che alla fine Joe e Yuri si affronteranno sul ring, ma non puoi immaginarti tutti i retroscena tristi, amari e frustranti che portano entrambi lì alla vetta,
tantomeno quelli dei personaggi secondari, tutti incredibilmente affascinanti, da Aragaki, pugile reduce di guerra abbandonato e tradito in passato da Nambu, fino a Mikio Shirato, ingiustamente tagliato fuori dall'amministrazione dell'azienda di famiglia e desideroso di mostrare a tutti la sua vera forza. E l'estetica dell'anime non fa che enfatizzare tutte queste tematiche, con il suo look incredibilmente anni 90 fatto di colori tenui, di filtri sgranati e di linee pesanti, Megalobox comunica un'amarezza molto vivida che si riesce quasi a toccare con le mani e gli scenari, già di per sé molto evocativi, diventano tridimensionali, diventano una parte integrante della storia e dei personaggi, un pezzo di loro che ci permette di capirli e di osservarli come se fossero veri. Senza dubbio, molto del comparto visivo è ispirato a Cowboy Bebop, il capolavoro di Watanabe, non tanto per la concezione e per la struttura degli ambienti, quanto proprio per questo aspetto malinconico e trasandato del tutto, incluse le transizioni sceniche. Insomma, nonostante Megalobox riproponga una storia classica nel vero senso della parola, una storia di rivalsa sociale e di sogni tramite ring e guantoni tutto fuorché originale, lo fa in un modo splendido, offrendoci personaggi incredibili e celebrando il passato ma senza risultare anacronistico, anzi reinterpretando e migliorando ciò che a suo tempo aveva reso magnifico Rocky Joe. Ecco ragazzi, io ho finito. Era da un bel po' che volevo parlarvi di Megalobox, perché secondo me merita davvero tanto, soprattutto se pensiamo che si tratta di un anime non tratto da un manga. Se ci fossero più opere così, forse si inizierebbe a considerare l'animazione come una categoria a sé, non un derivato dei manga, cosa che ahimè tutti tendono un po' a fare. Io vi ringrazio di cuore se siete arrivati fin qui, ditemi che ne pensate sotto nei commenti, che mi interessa sapere il vostro parere, poi statemi bene e noi ci vediamo. Come sempre, al prossimo video!